Un nuovo centenario è stato festeggiato a Sala Consilina sabato scorso. Maria Pica di Trinità, circondata dall'amore e dall'affetto dei tanti familiari, ha festeggiato il compleanno speciale in un'atmosfera di allegria. Il suo sorriso ha riempito di gioia i cuori di quanti erano presenti per festeggiare il traguardo importante raggiunto. Alla presenza dei figli Lucia, Antonio e Michela, dei 6 nipoti e 3 pronipoti, Maria Pica ha mostrato di gradire il grande affetto che l'ha circondata, manifestando anche la sua voglia di divertirsi con i nipoti. Nonna, quella bella che ti piace, com'è? Suona, suona mia chitarra. Ah, so piangere. Mio cuore, Senza casa e senza senza amore. voi. Mi rimani solo tu. Rimane solo tu. Se la voce voce impoverata accompagna in giardino. La bella Formerina al balcone non c'è più. La chitarra rimane, accompagnami. E stiamo a sentire, vuole sapere pure la poesia di San Francesco, mo gliela devi dire. San Francesco, San Francesco, monaco Monaca di di Cristo, Cristi, Cristo, bella. Dilla, dilla. Mamma. Dici. San Francesco, San Francesco, monaco di Cristo, monaco di Cristo, San Cristo mellato, Cristo mellato, Cristo mi capo, Cristo mi libera di ogni peccato. In la casa l'angelo sposa. Non della porta, l'angelo forte, mezzo la via di Gesù, Giordano e Maria. Brava, hai visto che me la sei Brava, brava, brava. ricordata? Un compleanno che ha riempito di gioia tutta la comunità salese e di Trinità in particolare, con il parroco Don Gabriele Petroccelli che ha consegnato alla festeggiata una pergamena di auguri da parte di tutta la comunità parrocchiale, sottolineando il grande valore per l'intera comunità di avere una persona con un così importante bagaglio di esperienza che va tutelato. Alla festa non poteva mancare l'amministrazione comunale di Sala Consilina che ha voluto celebrare questo importante compleanno, il quinto in questo anno 2021 per la comunità salese, come ricordato dal sindaco Francesco Cavallone, che ha consegnato una targa in ricordo dell'importante traguardo. Ad unirsi agli auguri del sindaco anche l'assessore Francesco Spinelli e i consiglieri Domenico Cartolano e Angela Freda. Una serata speciale che è stata resa perfetta dalla festeggiata, ma soprattutto dai suoi sorrisi e dalla sua cordialità nell'accogliere i tanti amici e parenti giunti alla festa per porgergli gli auguri.